quello che riguarda i giovani, se continuano in quello che è stato un lavoro che è stato un lavoro molto importante svolto fino a questo momento, salvo momenti drammatici, il terremoto che risveglia un'attenzione, un interesse, una volontà di darsi. Noi abbiamo riscontrato negli ultimi anni una progressiva diminuzione. Io pensavo anche alla lettera ai diciottenni, che come istituzioni regionali possiamo fare proprio per stimolare una, diciamo, una capacità che attraverso l'Avis, la Fratres, poi ci porta alla raccolta del sangue, del plasma o degli organi. E in tutto questo, comunque, al di là di questi segnali che possono vedere un certo raffreddamento, quello che è il nostro modo delle istituzioni di offrire servizi non sarebbe lo stesso se non ci fosse questa grande quantità e qualità dell'impegno e della dedizione delle persone proprio attraverso il movimento del volontariato. Io ritengo che noi costruimmo attraverso la 616 del 2016 una bella legge quadro, ma poi in realtà da un punto di vista concreto era una legge che si fondava su molti decreti di attuazione. Forse il bilancio che oggi facciamo è che sono stati passi più lenti di quelli che pensavamo per supportare questo mondo, questa realtà del volontariato. E devo dire che la sfida poi generale nella dimensione futura è proprio il senso della solidarietà che si esprime attraverso la gratuità dell'impegno. Io amo sempre mantenere in mente quella bella frase di Ignazio Silone nel suo libro Pane e Vino: ciò che si ha nella vita è ciò che si dona. Quello che rimane a bilancio del nostro impegno, della nostra attività, del nostro essere, della nostra identità, è quello che gratuitamente si dà agli altri. È quello che gratuitamente si dà agli altri, è ciò che poi ci fa sentire ricchi e in grado di sentirsi parte di quel processo generale che è la vita non dell'individualismo della monade, ma invece della partecipazione alla comunità. E di tutto questo il volontariato è elemento fondamentale e che misura, a mio giudizio, il livello di civiltà e la capacità di progredire sul piano della civiltà di una società. È evidente che la realtà che viene interpretata da Lucca in questo senso, ripeto, è un punto di riferimento per tutta la nostra regione, è un punto di riferimento a livello nazionale e quindi, anche se non ho potuto partecipare ai vostri lavori, la mia voglia di esserci è perché voglio proseguire insieme nel percorso che abbiamo intrapreso. Aria faceva riferimento al sistema di normative regionali, non è il momento perché io possa concentrarmi su questo, però consentite di farvi un discorso anche molto concreto, molto trito-trito se vogliamo. È importantissimo nella dimensione della regione toscana quello che avverrà nei prossimi 9 mesi. Perché? Perché nella vita di un'istituzione i momenti elettorali sono momenti che hanno un loro significato. La regione toscana voterà il prossimo anno, voterà maggio, e quindi il momento della partecipazione politica nell'offrire risposte, nello stendere programmi proprio per la valorizzazione e il supporto che l'istituzione regionale può dare al mondo del volontariato è proprio quello che ci aspetta nei prossimi 8-9 mesi. E io ritengo che un'opera, ma questo lo dico sul piano istituzionale come Presidente del Consiglio, sarà proprio quello di sensibilizzare le forze politiche a che i loro programmi, i loro impegni, il loro rapporto con il cittadino, la loro capacità di essere radicati sul territorio sia quello appunto di offrire, al di là di quello che è la cornice di legge nazionale, i suoi decreti attuativi della legge sul terzo settore, di offrire delle risposte, di prospettare delle indicazioni proprio sul piano della legislazione regionale. Se io penso a quell'intesa che proprio sul sistema di emergenza e di intervento con le centrali del volontariato sul piano sanitario e sociosanitario è in evidenza nella Commissione da qualche mese, ma non si stringe, ecco, questo è il momento in cui poter evocare in modo molto trasparente e corretto anche lo specchio di un rapporto tra le forze politiche, tra 9 mesi andranno alle elezioni, e quello che è la realtà concreta del mondo del volontariato che ha bisogno di supporti istituzionali per poter operare e agire.
rinviando quindi a un momento in cui l'oggetto della sessione di stasera, ovvero quello che può fare e che sta facendo l'autorità che abbiamo costituito qualche mese fa, l'autorità dell'infanzia, può dare, io vi manifesto tutta la mia disponibilità perché possano seguire incontri e approfondimenti specifici, testimoniando in un'occasione come stasera davvero quanto la realtà del Centro Nazionale di Volontariato offre per tutta la Toscana, partendo qui da Lucca. Grazie davvero. Allora riprendiamo il filo del tavolo. Si diceva una proposta da un ente, ecco, una proposta istituzionale come quella che ha raccontato Ilaria, una proposta che viene dal mondo del volontariato, in questo caso dell'associazione rappresentata da Giulia Dagliana, che ci racconta a seguire, e poi vediamo il resto. Bene, grazie mille e buonasera a tutti. Allora, come appunto mi ha introdotto Paolo, sono qui a rappresentare l'associazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati della regione toscana e appunto, ma come dice il nome dell'associazione, quello di cui vogliamo parlare e il progetto che avremo in mente di poter realizzare è indirizzato proprio ai minori stranieri non accompagnati, a tutta quel mondo che ci ha illustrato nella sessione precedente Sandra Zampa, la firmataria della legge, che ha istituito formalmente il ruolo che noi ricopriamo, ovvero quello dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. Diciamo che il progetto che abbiamo in mente, che ci auguriamo possa realizzarsi, possa diventare operativo, quindi accogliamo la sollecitazione a proporre idee che possano un po' sollecitare le istituzioni a dare delle risposte concrete a dei bisogni che effettivamente ci sono sul nostro territorio, si intitola Da Grandi. E nasce, diciamo, faccio un'introduzione abbastanza breve prima di entrare nel contenuto del progetto, nasce proprio da un'esperienza sul campo, nasce dalle esigenze che sono state rilevate e riportate dai tutori volontari nello svolgimento della loro attività nel corso di un anno e mezzo, quindi tempi abbastanza brevi, quindi un'esperienza concreta di vita vera nel rapporto con i minori, ma anche da una realtà oggettivamente quantificata, da dati epidemiologici che ci vengono dal Ministero del Lavoro, e ovvero del fatto che la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul nostro territorio arrivano, passatemi il termine, in età abbastanza avanzata, quindi tra i 16 e i 17 anni. Se non sbaglio è quasi il 70% dei minori stranieri che arrivano da noi che hanno questa età. E effettivamente la nostra esperienza dà specchio a questo dato. Quasi tutti noi abbiamo dei ragazzi con noi che hanno questa età, tra i 16 e i 17 anni. Quindi questo cosa vuol dire? Porre immediatamente al momento del loro arrivo in Italia, quindi porre a loro e porre ai tutori, porre a tutte le strutture che seguono i minori il problema di cosa succede quando raggiungeranno la maggiore età. Perché il nostro paese, grazie anche alla legge Zampa, ha molto ben chiaro e molto ben strutturato il programma di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, quindi fino a che sono minori, si apre un vulnus grandissimo rispetto a operatività, rispetto a norme, rispetto a chiarezza su quello che avviene nel momento in cui i ragazzi arrivano al 18° anno di età.
E su questo ci viene da un po' da sorridere, non soltanto per tutto quello che manca dal punto di vista della norma e dell'organizzazione, ma anche dal punto di vista del più emotivo, nel senso che fino a 17 anni e mezzo siamo tutti pronti a supportarli in tutto e per tutto, dopo 6 mesi tutto questo svanisce e ci chiediamo dove stia questa enorme differenza tra i 17 anni e mezzo e i 18, proprio dal punto di vista della vita di un, della vita di un ragazzo. Quindi questo è un po' lo scenario su cui è nata questa idea che adesso vado a illustrarvi. Ed è nata anche, permettetemi di aggiungere sempre in modalità introduttiva, quello a cui vuole rispondere questo progetto, quindi sicuramente a questa esigenza di rispondere, no, ad una mancanza di orientamento, una mancanza di strutturazione rispetto al passaggio dalla minore alla maggiore età dei ragazzi che sono presenti nella nostra regione, ma anche ad una, per dare una risposta diciamo anche di livello un po' più di nuovo politico, passatemi il termine, perché comunque ci chiediamo tutto l'investimento in termini di risorse economiche e dal nostro punto di vista in termini di tempo, di emotività che vengono investite negli anni della minorità per accompagnare i ragazzi in un'integrazione vera nella nostra comunità, si perdono se il passaggio dalla minore alla maggiore età non è gestito. Tutto quello che è stato investito per insegnargli una lingua, per insegnargli a vivere la nostra comunità, per insegnargli quali prospettive potrebbero avere qui, viene meno, viene vanificato se al 18° anno non c'è un proseguimento, non c'è una linea, un filo che li conduce a diventare autonomi nella nostra comunità. Tutta l'assistenza che hanno ricevuto, e di nuovo un termine magari impropriamente usato, tutto l'impegno per questa assistenza viene meno se non li rendiamo autonomi, se non permettiamo alla nostra collettività li renda autonomi nel vivere qui con noi. Ultimo punto, sempre di riflessione, e che ci ha portato poi a pensare al progetto, è quello della famigerata senso di sicurezza, no, della nostra comunità, perché necessariamente un ragazzo si trova in un contesto che non orienta i suoi sogni, no? Che non dà una risposta a quelli che potrebbero essere il sogno che l'ha spinto anche a venire qui da noi, quindi trovare un lavoro, riuscire a dare delle risposte alla famiglia che lo ha mandato, riuscire a portare a compimento il suo programma migratorio. Se tutto ciò noi non riusciamo a dare una risposta al momento in cui è autonomo, al momento in cui non sta più all'interno di un contesto protetto, io non mi sento di dire che questo potrebbe portarlo anche a entrare in meccanismi sociali che non garantiscono sicurezza né per lui né tantomeno per la comunità in cui vive, perché ovviamente il disagio è sicuramente un terreno fertile su cui nasce l'insicurezza. Quindi tutto questo come premessa, la nostra idea come tutori è quella appunto di continuare a svolgere la nostra funzione e svolgerla meglio mentre che siamo ancora tutori, al momento anche in cui i ragazzi appunto diventano maggiorenni. E come abbiamo pensato che questo potrebbe realizzarsi, mettendoci comunque a disposizione di un programma di avvicinamento appunto all'autonomia a partire dal 17° anno, teoricamente dal 17° anno di età dei minori, e insieme a loro e insieme ovviamente alle istituzioni che sono competenti in questo, quindi penso alle istituzioni regionali, ai servizi sociali, alle comunità in cui i ragazzi hanno vissuto per il tempo che sono stati all'interno del programma per minori,
per definire quello che noi nel progetto abbiamo chiamato un percorso individuale di autonomia e integrazione, che appunto preveda fin dal 17° anno di età di pensare insieme ad un tutore o comunque ad un soggetto che volontariamente lo affiancherà dal momento in cui diventa maggiorenne e insieme a tutti i soggetti istituzionali che ho citato, un percorso di accompagnamento all'autonomia, che prevede un percorso di accompagnamento all'autonomia abitativa, alla formazione, alla ricerca del lavoro, proprio per diciamo, accompagnare questo passaggio nella maniera più strutturata possibile. Quindi per coloro che si stanno avvicinando alla maggiore età e per coloro che sono maggiorenni da poco, la nostra idea è quella di prevedere dei fondi anche di diciamo dei fondi da stanziare e da gestire in maniera congiunta tra il minore e il tutore volontario o il volontario che lo accompagnerà in questo percorso, che gli dia la possibilità di avere un minimo di autonomia economica per poter sopperire all'autonomia abitativa, per poter sopperire ad un primo inserimento all'interno del mondo del lavoro, per poter continuare a studiare. Fondi che si devono ovviamente basare su quello che appunto ho nominato prima, un percorso individuale di autonomia e integrazione con delle verifiche intermedie durante il percorso di raggiungimento degli obiettivi che il minore insieme al tutore o al volontario si è prefisso di raggiungere, in questo modo creando una continuità tra il pre-maggiore età e il post-maggiore età, che lo possa accompagnare fino ad esempio al 21° anno di età o addirittura al 24°, laddove il percorso che magari di studio ha scelto possa essere più lungo. Secondo noi tutto questo, che già comunque si inserisce in un qualcosa di comunque già è bene o male esistente, perché il proseguo amministrativo del minore straniero non accompagnato è già esistente, è semplicemente un po' un cambio di prospettiva, nel senso che il progetto di autonomia è definito e gestito in maniera più autonoma appunto dal minore con il supporto di un tutore, di un volontario e in relazione con i servizi, la comunità di origine, la comunità scolare in cui ha passato il periodo della sua minore età e le istituzioni sul territorio. Questo qui secondo noi andrebbe a colmare quella mancanza di integrazione delle risposte che il territorio in questo momento sta dando ai ragazzi appunto che passano dalla minorità alla maggiorità, che si trovano davanti tantissimi interlocutori diversi, che sono quelli relativi al mondo del lavoro, che sono quelli relativi alla ricerca a quelli relativi all'affitto, alla presa in affitto degli appartamenti, che sono quelli relativi ai documenti che loro devono avere per poter rimanere sul territorio una volta una volta raggiunta la maggiorità. Quindi tutto questo sistema, che è molto vario, molto complesso e di non facile approccio, secondo noi potrebbe essere molto meglio gestito all'interno di progetti individuali che prevedono veramente un accompagnamento all'autonomia, perché in tutto questo ovviamente c'è anche tutta una fase di appunto accompagnamento nella gestione di una casa, accompagnamento nella gestione della propria salute, accompagnamento nel diventare parte attiva della comunità in cui si decide di vivere, diciamo incoraggiamento a vivere all'interno di appartamenti. Noi abbiamo pensato proprio al co-housing, quindi appartamenti in cui ci sono più persone, no? E non necessariamente altri stranieri che stanno sul nostro territorio, ma piuttosto ragazzi italiani che stanno sul territorio e che con i quali condividere dei momenti di vita. Quindi ribaltare un po' la prospettiva dell'accompagnamento all'autonomia
che sia ovviamente sempre pensato e riflettuto, ma che venga effettivamente messo nelle mani del, del ragazzo e di chi si offre per poter continuare con lui questo percorso o per poterlo iniziare insieme a lui, perché può essere a farlo il tutore che l'ha, con cui ha, è stato in relazione per il tempo in cui era qua, ma anche altre persone che decidono di fare questa attività. E questo andrebbe anche appunto a rispondere a quello che ho detto in introduzione, no, del progetto, ovvero tutto ciò che è stato investito per permettere a questo ragazzo nella minorità di stare qui con noi, ce lo ritroviamo e ce lo riportiamo dietro in un ragazzo che ha raggiunto la maggiore età, lavora, si integra all'interno di una struttura sociale, diventa parte attiva della nostra comunità, partecipa anche a attività di volontariato, perché no? Perché non potrebbe fare ad esempio attività all'interno del servizio civile, perché non potrebbe comunque entrare in maniera attiva nella nostra comunità. E allo stesso tempo è un ragazzo che non è, detto proprio in maniera il Sandoni non è per strada, non si ritrova ad essere per strada dopo aver passato 3 o 4 anni magari all'interno di una struttura per minori, e per strada si sa quello che può succedere. Così si prova a mantenere un filo conduttore con quello che è stato fatto fino al raggiungimento della maggiore età. Vado a conclusione dicendo che questo è un progetto che noi ovviamente sogniamo di poter realizzare magari in modalità pilota inizialmente per appunto valutarne la fattibilità e la sostenibilità, e ci piacerebbe poterlo realizzare qui sul territorio del comune di Lucca, perché comunque consideriamo questo territorio molto ricettivo rispetto a questo tipo di iniziative. Ci sono tantissimi soggetti che già lavorano in questo e che pensiamo potrebbero dare veramente un contributo fondamentale a questa ipotesi. Grazie. Spero di non essere dimenticata niente, eventualmente i tutori che stanno qua poi integrano a fine della tavola rotonda. Grazie. Grazie Giulia. Finiamo il giro e poi dopo facciamo gli interventi. Grazie Giulia, questa è la proposta dell'associazione Chiara, quindi io mi limito solo a sottolineare il fatto che se ne parlava prima anche a tavola, no? Il tutore volontario è una figura di volontario individuale, poi però opportunamente nascono le associazioni in maniera spontanea, adesso si ragiona, no? Addirittura di vedere se si riesce a connettersi a livello nazionale. E un'associazione come quella che tu presiedi, che è nata da poco, francamente, febbraio, no? Oggi presenta un progetto di questo tipo. Questo è il senso, è l'altra metà del volontariato, che per metà è solidarietà e per l'altra metà è agire insieme e quindi fare sistema e produrre un po' di più, ecco, di quello che può fare anche uno da solo, pur con tutto il suo, tutta la sua volontarietà. Andiamo avanti, allora, si diceva una proposta dagli enti locali, una proposta dal volontariato, una proposta dalla scuola, ancorché da un'associazione, ma no? Poi alla fine, però, ecco, tu, ci diamo del tu, tu Marco, sei fondatore dell'associazione Senza Zaino per una scuola comunità, sei forse il terzo utopista della giornata. Stamattina c'avevamo Gesualdi, c'avevamo Ercolini, oggi abbiamo te, no va bene, apparteneva a tutte, ma sicuramente l'associazione Senza Zaino nasce, no? Forse da un pensiero quasi utopico e poi fa un percorso lungo, però qui parliamo anche di progetti concreti. Voi ne avete, tu parla di quello che vuoi, io dico sicuramente avete, lo dico perché è stato evocato,
avete un lavoro importante, aperto credo ancora, vero? Siamo all'inizio. Ecco, su uno dei bandi di con i bambini, l'impresa sociale figlia della Fondazione con il Sud, dedicati alla povertà educativa. È un tema enorme, perché parlare di futuro e individuare la povertà educativa come una delle infrastrutture sociali su cui o investi o cadi è un'intuizione importante che, se non ricordo male, nasce peraltro da un incontro dell'allora presidente Acri con Papa Francesco, che non è un caso. Perciò ti passo la parola. Sì, grazie anche dell'invito. Sì, noi come associazione Senza Zaino abbiamo